Fabrizio Bofati Sabbioni, sindaco di Spineda. Ieri è arrivata questa notizia, arancione rafforzato, diciamo così. Intanto chiedo se ve l'aspettavate. Dire il vero no. Abbiamo i paesi limitrofi che sono abbastanza contagiati, diciamo. Spineda ne abbiamo una decina, tutti asintomatici. Non pensavamo a questa chiusura totale. Sicuramente, avendo tutti i paesi limitrofi, diciamo, con più Covid di noi, ci sta. Dispiace perché noi abbiamo anche qualche segnalazione, cioè ancora iscritti sul registro regionale, che sono positivi, che non lo sono più da 3 mesi. E questo non so se può incidere, non incidere, addirittura uno non è più residente a Spineda, ma risulta ancora Spineda. Questo non so se incide nel numero che poi alla fine come fanno i conti, non lo so, non vorrei. Poi avete, al di là del numero dei positivi, avete anche il numero, perché poi questo conta tanto, di quanti tamponi sono stati fatti su Spinedesio, è impossibile risalire. Quello non lo so, di preciso non lo so. Comunque di tamponi tra quelli rapidi e gli altri ne avranno fatto un centinaio, credo. In che periodo? Ma su tutti i periodi, dall'anno scorso adesso noi avevamo avuto 38 contagiati complessivamente, dal febbraio del 2020 adesso. Dai dati che ho dalla prefettura o dalla provincia sono 10. Qui in paese non è che si sente molto. Che ci siano gente malata, addirittura uno è già stato contagiato l'anno scorso a marzo, e anche lui è sintomatico, ecco, è risultato ancora positivo. Questo dipende un po' dal lavoro e cosa fanno. Sono casi, da quel che sapete, Una in famiglia famiglia. intera, praticamente la famiglia è composta da 3, 1, 2, 3, 4 fratelli. E mogli e cognate, così sono in 8 totali Su 10. su 10. Gli altri due, uno l'ha preso sul lavoro, anzi, tutti e due sul lavoro. Vabbè, quello è difficile da controllare. Capito. Grazie.